Eccoci qua, cari amici della mia vita spaziale, per una nuova puntata dedicata al mondo del digital. Oggi parliamo di fotografia, ma lo vediamo subito dopo la sigla. La mia vita spaziale, come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro. Idee, strategie e consigli a cura di Andrea Brugnoli. Bene, bene, benvenuto su questo podcast. Io sono Andrea Brugnoli, tu mi stai ascoltando forse in diretta su Radio RCS oppure su versione podcast con iTunes, con Spreaker, con Anchor, insomma in tutte le piattaforme dove questo podcast viene trasmesso. E oggi voglio parlarti di fotografia, in modo particolare di una cosa molto particolare, perché ciascuno di noi cerca di fare le foto più belle del mondo, anche se ormai è diventato talmente popolare che si vede un po' di tutto in internet, ma quando facciamo delle belle foto ci piacerebbe che gli altri riconoscessero questa nostra capacità, e pertanto ci viene la tentazione e il desiderio di apporre la firma alle foto. E molti sono contrari ad apporre una firma alle foto, perché le foto sono digitali, chi appone la firma è perché ha paura che magari gliela copino, gliela rubino, dicano che non è sua, oppure semplicemente perché vuole così brandizzare, quindi mettere il suo logo sulla foto in modo tale che anche questo comunichi quello che si fa. E ci sono firme di tutti i tipi. È logico che se la firma diventa invasiva, come certe firme oppure certi loghetti che magari vengono ripetuti sul fotogramma, questo rovina di fatto la foto. Però se la firma è molto artistica, è molto carina, quasi la firma proprio di un pittore in fondo al quadro, può diventare anch'essa un elemento decorativo della foto. Se poi vuoi pubblicare le tue foto su Instagram con la firma, fatta in questo modo, diventano molto molto carine. Allora, c'è chi usa un logo per firmare, e io questo lo sconsiglio, perché il logo davvero è un'immagine che richiama in se stesso un significato. Quindi se la tua foto vuole mostrare qualcosa, quindi vuole mostrare un'immagine, un soggetto, quello che appunto chiamiamo soggetto, il logo messo magari anche in un angolino oppure in basso al centro del fotogramma distoglie l'attenzione dal vero soggetto e quindi di fatto rovina la foto. Ma ripeto, se invece la firma è la tua firma, fatta però in maniera molto artistica, molto carina, allora è tutto un altro discorso. E questa è appunto la soluzione che io ho adottato. Come fare una bella firma? Io ho provato in mille modi, io sono anche uno, insomma, che mi ritengo abbastanza capace nel disegnare, con il mio Apple Pencil sul mio iPad ho provato a fare la mia firma più o meno artistica, fatta in mille modi, ma veramente non mi viene. Ci vuole proprio qualcuno capace di farlo, ci vuole un professionista. Ci viene quindi in soccorso un sito che voglio consigliarti oggi, che con pochi euro ti confeziona una firma davvero fantastica. Questo sito si chiama Fotologo. E cosa fa questo sito? Disegna in maniera veramente artistica, ci sono un sacco di esempi a cui ispirarsi, che tu puoi dire ai creatori di questo sito: io la voglio più o meno così o più o meno colà, e loro te la confezionano questa firma e ci mettono anche una scrittina sotto, per esempio photographer oppure che ne so, artista, pittore, quello che vuoi. E io per esempio mi sono fatto fare una firma Andrea Brugnoli comunicatore. Quindi ho inviato la mia richiesta con pochi click, ho pagato con il mio account di PayPal e dopo praticamente un giorno mi è arrivato un pacchettino zippato con la mia nuova firma. E devo dire che il servizio è ottimo, veloce e molto 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 bello. Infatti ti mandano una firma in 4 versioni, quindi 2 bianche, 2 nere, in alta o in bassa risoluzione. Se vuoi vedere per esempio la mia firma, puoi andare sul mio account di Instagram, che adesso te lo dico subito qual è. Il mio account di Instagram è
vai su, quindi nell'applicazione di Instagram, puoi andare anche da computer, è a Brugnoli Comunica, e così vedi la firma che io ho messo in fondo alle mie foto. In un'altra puntata di questo podcast ti spiegherò come porre la firma nella foto. Ci sono dei programmi per iOS, dei programmi per Android, dei programmi per macOS, per PC, molto molto fatti bene. Tra l'altro Fotologo ti vende anche, volendo, il suo programma proprio per mettere la firma. Però già con quel file, usabile quindi in Photoshop o in mille altri modi, tu puoi davvero firmare tutto quello che vuoi, e questo diventa davvero molto brand, molto cool. Ecco, come vedi, mi sto appassionando sempre di più di fotografia, sto imparando un sacco di cose, io mi ritengo un dilettante che però si sta appassionando di questa cosa, perché è un'arte comunicativa molto importante oggi, sia per poter leggere le fotografie e anche per farle. Naturalmente, imparando a farle, impari anche a capirle, impari a leggere, perché la fotografia è un linguaggio. Ecco, anche la firma è un modo di comunicare, come ho detto prima del boom di mezzo podcast, è un modo per dire chi siamo, cosa facciamo, qual è il nostro brand. Benissimo, allora, questo podcast, come ho detto all'inizio, è ascoltabile veramente ovunque ormai. Io ti invito quindi a diffondere, se sei nuovo, la conoscenza di questo podcast, e se vuoi riascoltartelo puoi andare su una delle piattaforme su cui è pubblicato, che sono iTunes, Spotify, Anchor, YouTube, e anche su www.radiorcs.it, che è il sito dove puoi trovare la trasmissione in streaming di Radio RCS, che trasmette questa puntata ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 7.50, 19.45, quindi due volte al giorno, quindi davvero fantastico, si può ascoltare ovunque. Bene, se ti piace questo podcast metti un bel like, metti il tuo cuoricino nel programma come che usi per ascoltare tutta la tua musica e i tuoi podcast, e soprattutto rendi sempre di più la tua vita spaziale. La mia vita spaziale, come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro, a cura di Andrea Brugnoli.